Questa è una domanda molto interessante e che spesso non vengono fatte, cioè che lavoro di preparazione si fa insieme agli attori? Il lavoro che abbiamo fatto di preparazione io e Marcello è stato molto molto intenso, innanzitutto lungo e proficuo. Nel senso che innanzitutto dovevo imparare almeno a fingere di suonare il violoncello. E appunto mio nonno era violinista, io ho studiato musica classica molti anni, mio marito è un musicista. E quindi io mi divertivo ad andare insieme con lui a lezione da un violoncellista che era stato, insomma, che conoscevo, che era un amico di mio nonno. E non è che ti metti lì a fare tanti discorsi come entrare nel personaggio, però per esempio tutti quei pomeriggi musicali che ci siamo fatti sono stati sicuramente per me e per lui un avvicinarci a Ludovico Bruschi. Ci facevamo delle domande tipo: ma cosa gli piace, no? Veramente di musica? Ci diceva: ma è uno che ascolta Stravinsky, essendo violino. E allora uno diceva: no, ma lui è proprio uno musica da camera romantica, lui non esce da Schubert, da Brahms, sono cose importanti per i personaggi. Poi l'ho portato da Caraceni, che è un grande sarto di Roma, che fa, diciamo, un certo tipo di persone, che veste un certo tipo di persone, aristocratici, persone, diciamo, di eleganza alta, che era il sarto di mio nonno. E anche farci vestiti, stare lì mentre glieli tagliavano, glieli cosavano, era un modo per entrare dentro. Entravano delle persone, dicevano: ma visto che è arrivato, no? Ci mettevamo lì a spiare che era arrivato magari un principe oppure un grande giornalista. E lui, mi ricordo una volta proprio in mutande, ci siamo spesi. Che cosa sceglieva questo grande giornalista, grande direttore del giornale che abbiamo spiato. E poi a un certo punto ci è venuta questa... No, in sceneggiatura c'era questa cosa che era sordo da un orecchio. E allora ci siamo detti: chi è sordo da un orecchio? E Suso Cecchi d'Amico era sordo da un orecchio. E allora Marcello mi ha detto: dai, facciamoci invitare a cena una sera. E siamo andati a cena da Suso, che io peraltro conoscevo bene, e ci siamo messi lì a vedere, e questo gesto, perché Suso era un genio, una donna elegantissima, grandissima scrittrice, cioè così di Suso, come che facesse Marcello l'ha preso da Suso. Quindi voglio dire, non è che ci sono per lavorare sui personaggi delle cose poi così complesse, intellettualoidi, o si sceglie un tipo di scarpe, ci si domanda suola rigida o suola morbida, e già ti dà una camminata, un rumore, una postura, e piano piano, pezzo per pezzo, il personaggio si costruisce.